Questo programma è presentato da... Caroli Hotels. Telespettatori, care telespettatrici, ben ritrovate con il quinto appuntamento di Buon Appetito. Quest'oggi mi trovo nella cucina del Club Bella Vista di Gallipoli e subito ringrazio il nostro sponsor, Caroli Hotel, nella persona del direttore Attilio Caputo. Quindi vado subito a presentare lo chef executive dei Caroli Hotel, Onofrio Terrafino. Ben ritrovato, chef. Ben ritrovati a voi. Quest'oggi coadiuvato da due aiuti cuoco, Beatrice e Micaela. Ben ritrovate anche a voi. Allora, chef, per questa quinta puntata cosa andiamo a preparare? Oggi andiamo a fare un piatto classico, il più classico della cucina pugliese, delle orecchiette con cime di rape, che è il piatto pugliese più conosciuto nel mondo per eccellenza. Come secondo piatto andiamo a fare una lonza di maialino da latte con dei carciofi e della bietolina fresca. Possiamo allora andare possiamo avanti? Metterci all'opera. Allora, iniziamo col mettere giù le cime di rape. Ci mettiamo del sale, dell'acqua e lasciamo bollire giusto per un minuto circa. Devono rimanere verdi? Sì, devono rimanere verdi. Questa è una pasta espressa. Qua ci andiamo a mettere le nostre cime di rape, le nostre orecchiette. Diffidare sempre dal cuocere le rape separatamente dalla pasta, perché la pasta si deve insaporire anche durante la cottura col sapore delle rape. L'orecchietta fresca in linea di massima c'è come cottura 4-5 minuti. Ci andiamo a preparare il nostro fondo dell'olio extravergine d'oliva, un po' di aglio tritato, un po' di peperoncino secco e dei filetti di acciuga con l'olio. Ecco qua. Dei sapori forti allora. Sì, sì. È un piatto deciso, un piatto della nostra cultura proprio. Le nostre orecchiette con le rape stanno andando bene. I colori sono sempre belli e brillanti, come avevamo già spiegato nelle altre puntate. È molto importante. Non dobbiamo mettere a fiamma troppo forte, perché l'acciuga deve avere modo di sciogliersi nell'olio. Se mettiamo troppo forte bruciamo subito l'aglio e poi non riusciamo a far sciogliere l'acciuga, che già si sta iniziando a sciogliere. Mi raccomando, telespettatrici, non perdete nessun passaggio. Mi raccomando, segnate tutto. A questo punto possiamo spostare dal fuoco e aspettare che la pasta sia pronta. E io aprirei subito l'angolino delle email. Salve a tutti, sono Cristina e scrivo da Gallipoli. Sono un'assidua telespettatrice di Teleonda e naturalmente non ho perso nemmeno una puntata di Buon Appetito. Devo fare assolutamente i complimenti allo chef Terrafino per i piatti che di volta in volta sta preparando e ne approfitto per chiedergli se in qualche puntata può proporre la preparazione del carpaccio di carne. Un saluto a tutti, Cristina. E salutiamo anche a te, signora Cristina. E la signora Cristina sarà accontentata nelle sicuramente prossime puntate. Sì. La nostra pasta sta andando. È quasi
Ancora un minutino. Sì, io ricordo per chi volesse interagire con le email, il nostro indirizzo è teleonda@libero.it e questo programma è visibile in tutto il mondo sul sito internet www.teleonda.it. Allora la nostra pasta è pronta, l'andiamo ad alzare, non scolare, perché quando si tratta di verdura non bisogna mai scolarla. Se metti ci sia stato un residuo di terra rimarrebbe sul fondo, se lo andiamo a scolare invece no, ce lo andiamo a rimettere dentro. Ecco qua. Riaccendiamo su. Saltare. E lo andiamo a saltare. Se ci rendiamo conto che un po' il composto è un po' asciutto, ci aggiungiamo giusto un goccino d'acqua, la stessa acqua di cottura della pasta. Lo facciamo tirare per bene in padella. Vedi, la semidirapa è cotta. Sì. Si sta pure disfacendo, però ha mantenuto il colore bello brillante, verde. Fate tesoro dei consigli del nostro chef, mi raccomando. Ok, a questo punto andiamo a impiattare. Che profumino. Un gusto forte, intenso, certo. Deciso. Ecco qua. Il nostro primo piatto. La nostra orecchietta con cimitirata. Possiamo lavare queste? Ora procediamo. Passiamo con la preparazione del secondo piatto. Preparazione. Andremo a fare della lonza di maialino da latte con carciofi e bietolina fresca. Iniziamo col pulirci un carciofo, che ci è sufficiente. Essendo che ne facciamo uno, non ci attrezziamo neanche di acqua e limone per farlo nero, perché ce lo andiamo a cucinare immediatamente. Puliamo anche il nostro gambo in questo modo. Lo spuntiamo davanti. E a questo punto dobbiamo aprire il carciofo a metà. E vedere, all'interno dobbiamo andare a levare questa barbetta. Ecco qua. Ecco qua. Ci andiamo a tagliare il nostro carciofo. Sottile in questo modo e ce lo andiamo a mettere in dell'olio caldo. Per quanto tempo, chef? Ah, lo facciamo saltare per un minutino, così. Ora ci prendiamo le nostre bietoline, ci mettiamo solo la parte verde, la parte del gambo la leviamo e ci facciamo una julienne molto sottile. E ce l'andiamo ad aggiungere. E anche qui i colori si devono mantenere accesi. Accesi. Un po' di sale. E mettiamo un goccio d'acqua per far finire la cottura. Allora, mentre questo va avanti, in questo modo, ci puliamo un attimo il tagliere e ci tagliamo la nostra lonza. Due o tre centimetri di diametro. La lonza è il carré del maiale dissossato
è preferibile usare la parte anteriore, la parte che si avvicina più al collo, come in questo caso. Prendiamo un padellino, ci ingrattiamo, mettiamo i carciofi di qua, un po' di olio extravergine d'oliva, andiamo a infarinare le nostre lonze in questo modo. Arriviamo alla farina in eccesso. Andiamo a mettere in padella. Saliamo e pepiamo da ambedue i lati. Abbiamo deciso di fare un'altra puntata di carne, visto le grosse richieste che c'erano di mail su piatti di carne. Io, chef, andrei a leggere una nuova email e c'è una sorpresa per il nostro chef. Salve a tutti, volevo ringraziarvi per questa trasmissione perché attraverso i semplici consigli dello chef Terrapino anche le persone meno capaci in cucina riescono a realizzare piatti prelibati. Siete preziosi. Post scriptum, avere un fratello così bravo non è da tutti. Maria. Chef, è una sorpresa. Le dice niente il nome Maria? Sì. Noi salutiamo la signora Maria. E Questa mi coglie proprio di sorpresa. Niente, è mia sorella che ci vede da Mola di Bari. Ah! Probabilmente sul sito. Sì, ricordo che il programma Buon Appetito è visibile in diretta streaming live sul sito internet www.teleonda.it, ma potete anche guardare le puntate in replica nella sezione On Demand. Ci sono tutte le puntate di Buon Appetito e le potete guardare in qualsiasi momento. Antonella, tu mi hai mandato in crisi con questa email, non abbiamo più sviluppato il nostro piatto. Dopo aver rosolato da ambi i lati, bagniamo con del vino bianco e lasciamo evaporare. Dopodiché ci assembliamo i nostri carciofi e bietolina alla lonza. Facciamo insaporire il tutto. Come le dicevo già nell'altra puntata, oggi si tratta di una lonza di maialino, automaticamente carne bianca la dobbiamo fare ben cotta, e non al sangue. A differenza delle altre volte. Ed è vero l'email che ha mandato la sorella del nostro chef, perché lo chef dimostra che con grande semplicità si possono preparare prelibatissimi piatti in pochi minuti. A questo punto andiamo a impiattare la nostra lonza. Questo è un piatto anche economico, non troppo costoso, perché la lonza si aggira sui 6-7 euro al chilogrammo. Ecco, lo chef dà anche queste informazioni alle nostre telespettatrici. I carciofi di questo periodo nella nostra terra ci si trovano a iosa, certo, senza dissanguarsi. Ecco fatto. Alla chiusura andiamo a leggere un'altra email velocemente. Lo chef può consigliare un segreto per una perfetta lievitazione della pasta di pizza. Saluti a tutta la redazione, Rachele da Livorno. E nelle prossime puntate anche la signora Rachele l'accontenteremo. Allora, chef, abbiamo impiattato il secondo piatto. Ricordiamo cosa siamo andati a preparare quest'oggi. Abbiamo fatto un'orecchietta con delle cime di rape, della lonza di maialino da latte con carciofi e bietolina fresca. Che dire, squisitissimo.
Per questa puntata è davvero tutto. Io ringrazio il nostro sponsor, Caroli Hotel, nella persona del direttore Attilio Caputo, il nostro chef executive dei Caroli Hotel, Onofrio Terrafino, dandogli appuntamento alla prossima puntata. Le aiuto chef Beatrice e Michela. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. The orchestra's getting ready. Dance with me, George. Questo programma vi è stato presentato da... Caroli Hotels.